Buonasera e benvenuti a Cosa succede in città. Quest'oggi ci occupiamo della città eh, di Chieti e lo facciamo molto volentieri con quello che è il nuovo sindaco del capoluogo teatino, ovvero sia Umberto Di Primio. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, che cosa sta succedendo a Chieti in questo momento? Beh, sicuramente non si può che cominciare con il calcio perché c'è stata questa bella no novità di quest'anno, ovvero sia della promozione del calcio Chieti nel campionato professionistico di seconda divisione pro. E lei, come eh, stiamo vedendo anche nelle immagini che la regia sta passando in questo momento, era presente il giorno eh, della, della festa, ovvero sia domenica scorsa a Montecchio. Ha fatto un po' anche, come dire, un po' l'ultra. Si tratta di essere l'ultra della città, non, non soltanto della squadra. Eh, credo che stia succedendo in città che sia un po' invertita una situazione um, negativa. Non necessariamente legata agli uomini che l'amministravano, ma sicuramente abbiamo avuto un quinquennio abbastanza, abbastanza negativo eh, nello sport, eh, in alcune cose che riguardavano l'amministrazione. Eh, la fortuna ha voluto che io potessi vincere le elezioni, adesso a me spetta fare in modo che ci sia l'attenzione da parte della città, ai progetti che abbiamo messo già in campo e soprattutto che ci sia la condivisione da parte della città dei progetti che io voglio che vengano realizzati per, per Chieti. Eh, il, eh, il campionato di calcio è, è un elemento, come dire, anche questa cosa positiva ci aiuta a programmare meglio le cose che vogliamo fare per il futuro. Eh, quanto poi alla squadra, è evidente: avere, avere noi la possibilità eh, di stare in Lega Pro è comunque una cosa che è importante per la città, il nome della città andrà eh, in giro. Per le regioni eh, dove eh, verremo assegnati come, come, come girone per disputare le, il campionato di seconda divisione comunque è comunque una cosa importante, perché anche questa è una cosa positiva un che, fa, di vitalità, che fa invertire città. anche quello che poteva essere eh, come dire, un segnale eh, quasi di, eh, di assuefazione e di rassegnazione in città. Va male tutto, va male il commercio, il Lapini eh, chiude, la squadra va male. Eh, iniziamo con un po' di fortuna, non, ho, non, lo, non posso dire. Che che è stato merito mio quello di far vincere il campionato alla squadra di calcio, ma con un po' di fortuna e adesso però con una buona dose di eh, non solo passione ma anche di... Aiuto concreto, possiamo fare sì che anche questi eventi sportivi possano rappresentare eh, un qualcosa di positivo e, eh, e soprattutto eh, di, di, di dinamico per la città, una città che è stata per troppo tempo ferma. Domenica scorsa, nel corso di Abruzzo del Pallone, abbiamo avuto ospite tutta la squadra del Chieti e eh, la dirigenza, ovviamente compreso il presidente Walter Bellia, il quale diceva: eh, Speriamo e sono convinto. Che l'amministrazione comunale sia vicino a noi non tanto per darci dei soldini, tanto per sì. intenderci, quanto per cercare di coinvolgere nuovi imprenditori in questa avventura calcistica. Guardi, io credo che dare soldi è impossibile. Se devo dare dei soldi a delle società sportive preferisco darli alle società sportive che fanno eh, settore giovanile, che fanno eh, sport a livello amatoriale. Eh, è impossibile pensare di finanziare squadre professioniste quali sono quella del, eh, della chi di calcio piuttosto che quella del basket o quella del, eh, della pallavolo però è importante però, che un'amministrazione comunale un'amministrazione che tiene al proprio territorio abbia la capacità di coinvolgere anche nelle avventure sportive gli imprenditori, coloro che hanno a cuore le sorti della città e coloro che possono investire su eventi anche sportivi quali sono quelli eh, che di qui a poco dovremo affrontare sia per il calcio che per la pallavolo peraltro, quindi credo che sia Assolutamente eh, dire, possibile quello che auspicava il, il Presidente della Chi di Calcio, cioè sicuramente l'amministrazione avrà la possibilità di stare vicino. Alla Chiti Calcio lo farà non solo stimolando gli imprenditori ad investire, ma anche facendo vedere agli imprenditori che l'amministrazione è vicina. Quindi, come dire, c'è una sorta di, di istituzione sportiva in questo caso che eh, condivide i progetti della Chiti Calcio. Eh, se non vado errato, appunto, lei accennava alla pallavolo: c'è cioè un progetto che potrebbe portare la Serie A di Pallavolo? A sì, stiamo lavorando anche su un progetto che potrebbe portare la Serie a. Eh, di pallavolo a Chieti, eh, noi abbiamo una straordinaria società che è la Galeno eh, che in tutti questi anni ha fatto da solo tutto eppure ha mantenuto con eh, grande dignità il ruolo di bandiera almeno per quello che riguarda la nostra provincia eh, nel campionato di, eh, di B1. Adesso abbiamo la possibilità, eh, abbiamo due offerte. Di poter fondere due eh, sodalizi sportivi eh, eh, acquisendo direttamente il titolo eh, di, serie, di Serie A. È una cosa sulla quale stiamo la lavorando. Ho detto però loro che io preferisco avere una Galena sana in Serie B piuttosto che avere un campionato di Serie A con tante incertezze e poi con un insuccesso e quindi destinato a svanire nel nulla dopo una stagione. E che rischia di disintegrare tutto quello non che è stato fatto rovinerebbe Non solo, tutto il lavoro che è stato fatto intorno alle scuole di avviamento alla pallavolo, alle scuole di pallavolo, alle società eh, minori di pallavolo. Non possiamo distruggere il fenomeno positivo soltanto per freggiarci dal titolo sportivo di A1. E vogliamo ricordare che Chieti ha una bella tradizione a, oltre che nel calcio, appunto, nella pallavolo e anche nel anche basket. Anche abbiamo due squadre, certo, in A1 io, con un pizzico di orgoglio, oltre ad essere un tifoso di calcio, eh, ho una foto straordinaria per, per me, per questioni affettive, personali, eh, con la, la squadra della Birra Moretti, ero un ragazzino, mio padre era un appassionato di pallacanestro, oltre che di calcio, e allora mi portava, e facevamo il giro la domenica, andavamo prima a vedere la squadra, di di, allora di pallacanestro soltanto, poi si andava a vedere la squadra di C1 e poi si andava a vedere. Dopo la birra Moretti, che era quella squadra di Serie 1, la, la Rodrigo Basket. Volley, era. Era, no, no, e poi c'era il, il volley quando eh, ero un esatto. po' più grandicello. Io ci andavo da solo perché ero era già, già adolescente, grande. quindi <ride> potevo andare a vedere solo. Ed era una cosa straordinaria perché stavamo nel palazzetto. Di, eh, di, eh, di Piana Vincolato, che è un palazzetto piccolissimo, dove però si facevano le partite di pallavolo di A1. E, eh, già i giocatori di pallavolo erano grandi, il parzetto era piccolo, gli spalti erano sul, sul campo. Questo è quello che vorrei poter eh, riproporre anche nel calcio: uno stadio che possa essere fatto soltanto per il calcio, potrebbe essere una di quelle iniziative eh, da mettere in cantiere per aiutare eh, la società sportiva, ma anche per far sì che ci sia nuovo interesse intorno alla squadra di calcio. Mi vengono in mente delle metafore sportive, nel senso che eh, il Chieti Calcio mm. dopo quattro anni di purgatorio è tornato in auge e un Centro po' come lei: il centrodestra, <ride> dopo cinque anni di purgatorio, è tornato in auge a Chieti. E, lei, Diciamolo chiaramente, era nettamente avvantaggiato in queste ultime elezioni. Eh, noi della stampa e delle televisioni non potevamo dirlo per le questioni di par condicio, ma era evidente che lei era il grande favorito. Quindi non mi dica che non si aspettava che non veniva eletto il sindaco. Non mi aspettavo di essere Magari eletto però col 63%. Questo successo non, si non mi aspettavo una vittoria del, col 63%. Eh, certo ci aspettavamo, avevamo lavorato per vincere al primo turno, però per vincere con un 52-53%. Eh, la previsione che noi facevamo era di un maggior consenso in favore delle liste più piccole, quindi eh, di fatto una sottrazione di consensi nei nostri confronti quanto nei confronti del centro-sinistra invece la gente ha forse apprezzato anche il nostro messaggio e la mia campagna elettorale se ricorda questi è stata... momenti no? <ride> sì, quelli sono quegli straordinari ragazzi che sono stati con me durante tutta la campagna elettorale però vede, la sciarpetta del chiedi già la portavo da allora All forse è stato premonitore quel, quella, pre quella serata ma eh, vede eh, eh, avevamo costruito la vittoria Cinque anni abbiamo fatto seriamente opposizione. E in campagna elettorale, però, credo questo sia stato forse l'elemento che ha. Determinato quella differenza di consenso poi. In campagna elettorale noi non abbiamo mai fatto una campagna contro, ma io mi sono limitato a dire quello che avrei voluto fare una volta eletto sindaco. La gente aveva bisogno di qualcuno che dicesse in modo chiaro quello che avrebbe fatto da sindaco e non qualcuno invece che eh, si limitasse a fare una serie di enumerazioni di cose che forse avrebbe fatto se. No, io ho detto chiaramente farò questo, questo e questo. E il primo atto che ho fatto da sindaco è stato quello di bloccare i lavori di Piazza San Giustino, che ritenevo inutile. Ingiusti e comunque non opportuni in questo momento. L'ho fatto, dopo... fatto il giorno dopo, neppure ancora proclamato sindaco e credo che queste siano le azioni che oggi una città apprezza: cioè la determinazione, la chiarezza da parte di un politico. Oggi ritengo che siano gli elementi più importanti e anche più graditi dalla popolazione. La popolazione ha problemi, la mia come quelle delle altre città, eh, di posti di lavoro, di economia, di casa, eh, di, eh, anche di, di, di giovani che hanno bisogno di esempi. Beh, noi questo dovremmo fare come politica in generale e io come sindaco, cioè dobbiamo dare la possibilità alla gente di sapere che quella persona che fa il sindaco se dice una cosa la mantiene. Lei è un sindaco giovane, sì perché è da pochissimo che è sindaco eh, di Chieti, ma lo è proprio anagraficamente perché ha 41 anni. E nonostante questa giovane età lei è un tra virgolette vecchio della politica perché sì. di fatto già dall'età di 25 anni è sui sì, banchi è del Consiglio Comunale. È vero, sì. La prima volta che sono stato eletto avevo 20, 24 anni, poi eh, poco dopo subito dopo star... Tangentopoli, sì, poi giunta, giunta Cuculo, prima giunta Cula e eh, Cuculo divenni. Eh, vice sindaco per volontà di Cucullo in quella, eh, in quella giunta e poi continuare a fare il vice sindaco per altri anni con lui, eh, poi ho scelto di fare il presidente del Consiglio Comunale perché anche lì eh, essere attaccati alla poltrona da assessore piuttosto, per il mio caso, da vice sindaco non serve a nulla. Quando uno esaurisce la propria voglia di fare in quel determinato settore deve avere la capacità di cambiare. Io sentivo da assessore per una serie infinita... Eh, di ragioni anche personali che non avrei potuto più dare quel, quell'impulso che nei primi anni avevo avuto nel fare l'assessore, allora ho decisi di continuare a fare politica. Chiaramente ero stato il più votato alle elezioni comunali, ma eh, decisi di fare il presidente del consiglio comunale. Un'esperienza che mi ha eh, dato tantissimo ma che mi sta dando soprattutto adesso da sindaco perché da sindaco adesso io comprendo quali sono le attività che il consiglio è necessario che faccia ma soprattutto quali siano le attività che il, che il sindaco deve fare perché il consiglio non sente una parte eh, avulsa dal sistema amministrativo. e conosce bene la macchina amministrativa questo è un altro, Beh, è un altro grande vantaggio io non avrei potuto fare quel provvedimento senza ancora avere la proclamazione se non avessi saputo bene eh, dove, eh, come dire, dove pigiare i bottoni per far uscire quel tipo di risultato. Don Nicolino lo sente, le ha detto qualcosa dopo la le lezione? Mi ha telefonato la sera delle elezioni e l'ho incontrato qualche giorno fa eh, per alcune vicende che riguardano... Lei è sempre interessato alle cose della città e quindi... Il vecchio leone cosa... ruggisce ancora. <ride> Il vecchio leone sì, ruggisce. <coughs> lei eh, è un uomo di squadra. Eh, lo dicono un po' tutti, eh, ad onor del vero, ma lei ne ha dato dimostrazione cinque anni fa, perché cinque anni fa lei era colui che poteva o doveva, se vogliamo essere il candidato sindaco del centrodestra. destra Accaddero delle cose che spesso accadono in politica, lei però non ha puntato i piedi in quell'occasione, ha fatto un passo indietro e ha detto che okay, se la maggioranza decide in questo modo, per me va bene così. E alla fine, cinque anni dopo, i risultati l'hanno dato ragione. Io sono un uomo leale e quindi quando il mio partito mi dice, nel caso di specie si trattava di Nino Sospiri, eh, mi dice per me sei il candidato, però valuta che ci sono queste situazioni, <coughs> beh, io ho ritenuto di non dover incaponirmi nel volere per forza quella candidatura, mi è costato tantissimo, avevo già fatto la lista eh, e già sognavo la mia candidatura. Ho fatto un passo indietro in favore di chi eh, era stato scelto al mio posto, meglio di chi è, doveva farlo al mio posto in ragione di accordi eh, regionali, ma non ho eh, fatto eh, quello che spesso accade, cioè la mia lista, o addirittura non mi sono candidato, o ho chiesto un posto in un consiglio di amministrazione, mi sono candidato alle elezioni, sono stato il più votato come preferenze eh, a Chieti del centrodestra e ho fatto quello che era giusto che facessi ho lavorato per poter avere la mia candidatura cinque anni dopo. Credo che i risultati mi diano ragione. Se si è nel giusto il tempo poi dà ragione, no? Sì, in <ride> genere galantuomo. Esatto, non sempre, così uh, si dice. A proposito, ma lei è berlusconiano o finiano? Io sono di origini finiane convintamente berlusconiano. Punto. <ride> Bene, ehm, a proposito di eh, nuova amministrazione eh, comunale, eh, come al solito avviene sempre così. Ci sono state un po' di, tra virgolette, di problemini per la composizione della giunta, l'Udc che chiedeva qualcosa in più, qualcuno in questi casi è anche normale che ciò accada, tutto tranquillo. Ma io devo dire eh, la verità, al di là del, del, del normale vociare giornalistico, perché è giusto la notizia va ricercata e quando non c'è tra l'altro anche un po' Cercata. alimentata, eh, io non ho avuto nessun problema con la giunta. Anche perché prima ancora delle elezioni avevo indicato con chiarezza quali sarebbero stati i criteri per la scelta della Giunta. Vi è stata un'unica, tra virgolette, defezione, che è quella relativa al fatto che non avevo nei primi eletti una donna. E io invece ritenevo, ritengo, tant'è tant che ho fatto questa scelta, che invece nella mia giunta dovesse esserci comunque una donna, perché non era possibile che una città capoluogo che dieci assessori, che tra dieci assessori non vi fosse anche la rappresentanza femminile. Quindi l'unica mia scelta, l'unica che ha un po' determinato eh, qualche eh, dispiacere in qualcuno, io me ne rendo conto, ci mancherebbe, qualcuno aveva già immaginato di poter essere assessore, è stata la mia volontà di far entrare una donna in giunta e quindi questo ha un po' creato quelle impasse che poi ci ha portato solo dopo qualche giorno a nominare la Giunta. Ma per vero non, non vi è stato nessun problema. I nomi che l'UDC mi aveva indicato erano quelli, ma soprattutto quelli erano i numeri che l'UDC eh, meritava di avere avevo chiesto all'Udc, avevo all offerto all'Udc di avere un posto da vicesindaco quindi togliendo un assessore e questo mi avrebbe consentito di allungare nella lista delle, delle liste e partiti che mi avevano appoggiato la possibilità di concedere un ulteriore assessorato ciò non è avvenuto e quindi questo è l'unico dispiacere che ho cioè quello di non aver potuto accontentare tutti con un assessorato una cosa mi ha incuriosito riguardando quello che era il suo programma elettorale sì. Lei ha sempre parlato non di Chieti e Chieti Scalo, ma di Chieti alta e di Chieti bassa. Certo. Chieti è un'entità unica ed è una città straordinaria in quanto esiste Chieti Scalo insieme a Chieti Alta. Se noi continuiamo a dividerci tra Chieti Scalo e Chieti Altra, tra il centro storico e la stazione, faremo soltanto il gioco di chi vuole una città debole. Io invece ritengo che il progetto sulla città debba essere complessivo. Io devo avere il problema di chi non ha l'acqua a Chieti Scalo, così di chi non ha il parcheggio a Chieti Alta. Se, se non ho una visione unica, se non si ha una visione unica della città non si riesce a dare forza al progetto per la città e allora io sono consapevole del fatto che Chieti ha una sua identità che è unica all'interno di questa città unica vi sono delle parti quella bassa nuova moderna dinamica, con delle esigenze che sono quelle di una città moderna e dinamica, cioè di una parte della città moderna e dinamica, c'è un'altra parte della città, quella del centro storico, che ha la storia, la cultura, eh, i musei eh, di cultura, parlo di istituzioni, certo. non di persone chiaramente, e lì chiaramente dobbiamo affrontare la questione in modo diverso, dobbiamo trovare i parcheggi, dobbiamo trovare la tutela del centro storico, dobbiamo eh, recuperare i palazzi. In questo modo io ho potuto eh, redigere insieme a tanti amici, il, pro il programma non l'ho scritto da solo, io l'ho soltanto collazionato e ne ho eh, dato le linee guida, ma in realtà eh, un gruppo di 10-12 amici, eh, trasversalmente tra l'altro, appartenenti a, a forze politiche diverse, persino di sinistra, hanno contribuito alla redazione di quel programma. Eh, parliamo, andiamo a vedere appunto quelli che sono eh, i temi che. Anzi no, prima ancora eh, una, una sensazione così ascoltandola. Percepisco. Il, quasi il volere da parte sua una un chieti più importante nel, nel contesto abruzzese, so, l'orgoglio teatino. Guardi, l'orgoglio teatino è una delle, delle pagine del mio, del mio programma. L'orgoglio teatino non vuol dire però essere in competizione eh, con Pescara, con Terma o con Teramo con l'Aquila. L'orgoglio teatino vuol dire affermare la forza di un capoluogo che è il nostro. Che con l'Aquila condivide la maggior parte del patrimonio eh, artistico e monumentale della nostra, della nostra regione e che con l'Aquila rappresenta la maggior parte del territorio abruzzese, i nostri 104 comuni, i loro oltre 100 comuni. Beh, insieme, voglio dire, tutto l'Abruzzo deve essere eh, competitore eh, nel sistema delle regioni e dell'Europa. Chieti credo possa, possa rappresentare un punto di eccellenza. All'interno di questa regione che vuole essere competitiva con il resto dell'Italia. Chiedi però ha bisogno anche di essere orgogliosa della propria appartenenza. Eh, spesso dico che molti cittadini camminano su 3.000 anni di storia ma non se ne rendono conto. Molti cittadini non si rendono conto di quanto importante sia il Teatro Marruccino, anche se loro non lo frequentano. Molti cittadini non si rendono conto di quanto sia importante il Museo di Villa Friggeri nonostante non vi siano mai entrati. Allora avere consapevolezza del nostro patrimonio, avere consapevolezza di quello che come città abbiamo può aiutarci ad essere un importante capoluogo di provincia e può aiutarci anche ad essere il motore trainante del rilancio della nostra regione. Eh, si, è si è parlato spesso di Chieti da un anno a questa parte in relazione al gravissimo problema eh, relativo a Villapini. Sì. Eh, la situazione oramai la conoscono tutti, il fallimento, l'inchiesta peraltro che riguarda appunto eh, il patron del gruppo sanitario privato Vincenzo mm. Angelini. Se non vado errato, ieri lei ha avuto un importante incontro perché chiede che queste strutture vengano riaperte per dare così di nuovo lavoro a tante persone che ora hanno grossi problemi. Io ho un grande vantaggio rispetto a tantissime altre persone, che è quello di non avere nulla da temere nel trattare questo argomento. Quindi sono, come dire, ho mani e mente libera per agire nel modo migliore per riottenere l'occupazione e soprattutto l'assistenza sanitaria. Che comunque quella, eh, quella struttura e quelle strutture fornivano a prescindere dalle vicende patologiche, cioè del, delle questioni giudiziarie che, che si sono verificate. E allora io da subito ho ritenuto di dover prendere questo tipo di assumere questo tipo di atteggiamento. Cioè io opero per tenere. Conservare le autorizzazioni sanitarie in capo a Villapini, lavoro perché la Regione possa accreditare le strutture accreditabili e quindi auspico che la Curatela possa vendere il prima possibile eh, le strutture che sono cedibili, in modo che possa riavviarsi l'attività sanitaria di assistenza e soprattutto possa riavviarsi con serenità l'attività lavorativa delle oltre 1600 persone che lavorano nel gruppo e delle 900 persone, 600 persone. Alcuni, alcuni sono andati ormai via, ma di quelle 600-900 persone che risiedono a Chieti e che quindi fanno e rappresentano per me un grave problema. Io ieri ho fatto una cosa che credo altri avrebbero potuto fare ancora prima, cioè mettere insieme la curatela e la ASL, mettere insieme il mio ufficio tecnico, che l'ufficio tecnico di queste strutture e lavorare perché, piuttosto che scriversi lettere e sprecare tempo, tra l'altro sulle spalle dei pazienti e dei lavoratori, ci sia da subito una, eh, una forte condivisione dei progetti e lì dove è possibile autorizzare si autorizza, lì dove non c'è la possibilità di autorizzare, senza troppi eh, tentendamenti si dice no e si revoca l'autorizzazione. In questo devo dire che la eh, curatrice fallimentare, l'Avvocato Ivone, è, è una persona straordinaria che sta lavorando con eh, tanta attenzione, ma soprattutto con tanta attenzione nei confronti dei lavoratori. E altrettanto, e altrettanto devo dire della ASL che intorno al tavolo ha deciso di eh, stare con noi per far sì che si possano riaprire le strutture che possono essere aperte, ma che senza troppi problemi si dica con chiarezza che quelle strutture dove eh, come dire, gli occhi per troppi anni sono stati chiusi. Perché poi eh, si chiede a me di chiudere le strutture oggi come sindaco, ma fino ad oggi dove sono stati i sindaci, i direttori della ASL, eh, i direttori sanitari eh, e le altre strutture di controllo? Allora io oggi ho il dovere. Di dare un futuro a quelle 600 persone. Ho un dovere di dare un futuro di assistenza sanitaria al mio territorio e, fin dove è possibile, cioè fin dove io posso, questo perseguirò senza mai violare una legge, ma facendo di tutto perché ci sia la possibilità di autorizzare eh, le strutture all'esercizio dell'attività sanitaria e sperare che la Regione eh, accrediti di queste strutture così che possano essere messe sul mercato da parte della curatela. Lei ha detto quindi chiaro e tondo all'inizio di questo discorso eh, che non ci sono lobby che tengano per quanto la riguarda. Guardi, io devo pensare che ho 600 cittadini senza stipendio da un anno, io devo pensare che ho le persone sotto al comune che mi chiedono e mi dicono che non possono pagare lo scolobus piuttosto che la mensa. Allora io a quelle persone devo prestare attenzione, non a chi pensa di poter lucrare un po' di più o un po' di meno in ragione del, dell'affidamento a tizio o a caio di quegli accreditamenti. La sanità è sempre un argomento delicato è, una, è un anche un tema in, in work in progress perché appunto a livello regionale ci sono delle decisioni, cioè il, piano di il gravissimo ordine. deficit sanitario, cioè, anche se è arrivata una buona notizia che insomma quantomeno diciamo così la falla comincia ad essere eh, tappata. Questo grazie alla regione che ha attuato un certo. piano rigoroso e che non si è lasciata tirare la giacca a destra e a manca, però è anche vero che poi eh, essere rigorosi è importante. Eh, Entrare però nei problemi, soprattutto nel, in materia sanitaria, è assolutamente fondamentale. Sono contrario alle lotte eh, per difendere la bandierina ospedale de, di e quel qui, luogo, qui ma arrivare. sono invece assolutamente dell'avviso che pur non facendone una questione eh, di campanile dobbiamo tener conto che la nostra regione è fatta in un certo modo, che vi sono eccellenze che negli anni sono cresciute e quelle eccellenze non possono essere sacrificate sull'altare del riordino eh, sanitario ma vanno anzi forse potenziate perché tra l'altro rappresentano un introito economico per, la, per le ASL e quindi per la regione piuttosto che un costo. Eh, a proposito appunto di bandierine di campanilismo c'è cioè appunto il discorso del riordino con l'accorpamento della di tutta la provincia di Chieti sì, tanto per Asun intenderci 2. Esatto. Eh, però insomma qui ognuno mo comincia a tirare l'acqua al proprio molino ad esempio ieri abbiamo intervistato il sindaco di Lanciano Filippo Paolini in merito alla sede amministrativa dell'ASL dice ma visto che Chieti non riesce a trovare una sede amministrativa per l'ASL beh si può fare tranquillamente a Lanciano eh, perché qui il posto già c'è insomma Campanilismo c'è? No, per l'amor di Dio. Lanciano è una cittadina della nostra provincia importante, quindi. Eh, è giusto che rivendichi anche un ruolo mh, di maggior visibilità all'interno della ASL. Eh, ritengo però che noi non abbiamo problemi locali, quindi eh, non, non credo ci sia proprio il problema. E eh, soprattutto credo anche che su questo vada fatto un attimo di, di chiarezza. Il riordino così predisposto delle ASL e il discorso della uh, diversa allocazione del... Della, degli uffici amministrativi della era legato al, problem, alla, al progetto di aziendalizzazione. Nel momento in cui l'aziendalizzazione è andata eh, scemando, in ragione soprattutto del del dramma aquilano che ha impedito che ci fosse l'aziendalizzazione dell'altro ospedale eh, sede anche di università di medicina è evidente che quel progetto viene a mancare del presupposto principale, quindi chiedi non diventa, non diventa, non diventa azienda eh, universitaria eh, legata all'ospedale, automaticamente le cose restano così come sono cioè il, il, la, la sede del, dell'ASB eh, trova eh, la propria allocazione nella città dove è presente l'ospedale più grande, il plesso più grande e dove c'è il maggior numero di abitanti, nel caso di specie Chieti. Lei si è subito dato da fare, ricordate appunto del, dello stop al discorso dei lavori in Piazza San Giustino subito dopo, poche ore dopo di fatto essere stato eletto, ancora prima della proclamazione come ricordava lei, ed è stato anche rapido su un'altra serie di tematiche che solitamente sono molto sentite dai cittadini. Lei ha detto eh, taglio la TOSAP, l'ICI eh, la taglio per determinate situazioni, eh, taglio la TARSU per le zone in sì. cui diciamo, hanno un impatto ambientale un po' particolare. Ci vuole spiegare bene che cosa vuole fare? Sì, io, ancora prima di nominare la Giunta, tenendo fede a quello che era stata una non promessa, ma una convinta comunicazione di campagna elettorale, di quello che avrei fatto una volta eletto sindaco, se lo fossi stato, poi così è stato. Ho detto che io avrei aiutato i lavoratori di Villapini concretamente e non eh, esprimendo la giusta solidarietà ma che se rimane tale non porta pane a casa. E allora per i cittadini, i miei residenti eh, andando tra l'altro è una, una proposta che avevo fatto da oppositore l'allora centrosinistra bocciò la mia proposta dicendo che non era possibile fare insomma da sindaco ho dimostrato invece che è possibile farlo cioè ho sospeso, non ho tagliato, ne ho rinunciato al, al pagamento di quelle tasse e di tributi comunali che appartengono a quelle famiglie, o meglio che quelle famiglie devono versare, ma ho fatto in modo che eh, le, fa le, le famiglie che vivono situazioni di particolare disagio legate alla non occupazione o a crisi occupazionali come quelle che riguardano Villapini o da altre che potrebbero esistere sul territorio possano fruire, documentando la propria situazione e chiaramente eh, dopo essere stati autorizzati a far questo, possono fruire di una sospensione. Del pagamento dei tributi. Quindi il comune non è che rinuncia ad incassare, semplicemente differisce l'incasso di, di quei tributi, di quelle tasse nel momento in cui quelle famiglie avranno la possibilità di versarle. E quindi questo è quello che ho fatto in favore di quelle famiglie. Poi ho fatto in modo che prendesse corpo un'iniziativa invece che devo confessare, veniva già dal passato, ma io l'ho di fatto realizzata, che è quella di eh, tagliare la, eh, le, ta le tasse per quelle aree della città interessate da particolari fenomeni eh, ambientali piuttosto che eh, di disagio. Nel caso di specie, noi abbiamo eh, un'area della nostra città che è interessata dalla presenza di una discarica, la discarica dei casoni, e allora ho fatto in modo che tutta quell'area, cioè una parte di quell'area, eh, 2,5 km e mezzo di quella, di quella di, intorno alla discarica, fossero esentati o fossero meglio, fosse abbattuto il 50% la tassa di eh, la, la TOSA piuttosto che le altre tasse comunali. Infine ho ritenuto. Eh, opportuno dare anche uno stimolo all'imprenditoria, all ai pubblici esercizi, ai bar, ai ristoranti eh, della città in ragione delle tante manifestazioni che stiamo facendo. Il Maggio Teatino dal primo di maggio. Eh, Cosa straordinaria che abbiamo fatto perché in nemmeno 15 giorni abbiamo organizzato 160 appuntamenti in 36 giorni, eh, le, le festività del Santo Patrono, eh, l'infiorata che ci sarà il 6 di, di giugno. Eh beh, io ho pensato che iniziando proprio dal 1 maggio fino al 30 settembre, che è la data ultima in cui si concluderanno quelle che eh, noi abbiamo definito le festività del, del settembre scalino, eh, beh, noi abbiamo previsto una esenzione del 30% per la tassa di occupazione solo pubblico. per tutte gli esercizi che volessero mettere eh, lungo il corso, nelle piazze o negli spazi antistanti i propri esercizi, tavoli, fare piano bar o d'altro. È ovvio che tutti gli amministratori vorrebbero abbattere i tributi, comunque eh, abbassarli notevolmente. Il problema è che non si può fare nella stragrande maggioranza dei casi o comunque per grandi cifre perché il problema è che nelle casse... Non solo del comune di Chieti ma in generale la situazione è quella che è, rosso fisso o giù di lì, ci sono grossi problemi. Ma questi sono problemi che derivano eh, da discorsi nazionali, mondiali eh, se vogliamo. Lei, tra parentesi, è esperto perché quando è entrato nel 1993 eh, a Palazzo d'Achille. già no, non avevamo proprio una lira. Esatto, perché c'era la situazione, che si <ride> cioè, parlava dissesto di distanziamento finanziario, eccetera. Quindi, diciamo, è abituato. Sono abituato a trattare la materia amministrazione con pochi soldi. Io uso dire sempre, mio nonno mi diceva è facile fare l'amministratore quando si possono eh, facilmente certo. firmare gli assegni. Il buon amministratore si vede appunto nei momenti di fuoco. Come, si, come vede, si deve fare? Vede, io questi provvedimenti che ho adottato sono il frutto di una intanto forza che mi viene dalla ampia maggioranza che abbiamo. Dalla consapevolezza che mi viene dal conoscere la macchina amministrativa e dalla volontà di soddisfare, non le, le come dire, desiderata, ma di soddisfare le esigenze primarie di famiglie della nostra città. Io non ho, anche qui, la conoscenza della macchina amministrativa, io non ho tolto risorse al comune, ho semplicemente differito il momento del pagamento. Se oggi avessi insistito perché un lavoratore di Villapini, magari moglie e marito, mi versasse la, la quota, la prima rata dell'ICI, che cosa avrei ottenuto? Nulla, perché non avrebbero potuto darmi soldi, magari avrebbero dovuto far agire il comune contro quei miei cittadini. Allora ho detto badiamo alla, al problema sociale, differiamo quella somma. Non ho tolto quelle previsioni di, di introito dalle casse del comune, le conservo, non le incasserò eh, il 6 di giugno, le incasserò il 30 di dicembre. Ma ho potuto fare questa operazione. L'operazione dell'abbattimento del 30% della tassa di occupazione di solo pubblico per gli esercizi, è vero che io prevedo un incasso inferiore del 30%, è altrettanto vero che grazie a questa agevolazione io ho già ricevuto molte più domande. Rispetto a quelle che avevo lo scorso anno. E quindi quella parte che io perdo in ragione del taglio l'ho già compensata e forse andrò ad incassare di più grazie a questa riduzione della tassa. Si muove l'economia, insomma. Si muove l'economia, non si fa debito sulle casse del comune, si aiutano le famiglie. Eh, un problema atavico eh, di Chieti riguarda un po' la viabilità e in modo particolare i parcheggi. Accidente, Ho fatto anche l'assessore al <ride> Che cosa si può fare? Si deve fare. Si devono fare subito i parcheggi, si deve sbloccare la situazione che abbiamo ereditato di un progetto di finanza per la realizzazione di un parcheggio a ridosso di, di San Giustino, che non ancora purtroppo possiamo sbloccare perché ci sono delle difficoltà, peraltro evidenziate dall'allora eh, opposizione di centrodestra, oggi maggioranza al governo della città. Eh, dobbiamo fare in modo che si realizzino i parcheggi e poi dovremo fare sì che si riorganizzi la, eh, il sistema viario della città. Eh, ci sono delle aree che non possono essere eh, percorse con le auto il corso maruccino deve diventare Un'area pedonale totalmente. Certo, per far questo abbiamo bisogno di fare però anche attività in favore dei commercianti, dobbiamo realizzare una serie di eventi perché il corso sia vivo a prescindere dalle macchine e io non credo che l'economia la porti l'auto che va lungo il corso. Ne sono convinto anche eh, Però dobbiamo creare per esempio delle piattaforme logistiche dove poter fare scambio di merci in modo che chi deve consegnare le merci lo possa fare senza eh, difficoltà. Eh, dobbiamo fare però anche in modo che la, la città sia accessibile, se non creiamo i parcheggi la città diventa inaccessibile. Accessibile. Allora possiamo sì tutelare parti della città ma non lo possiamo fare se non dopo aver realizzato i parcheggi. Abbiamo in programma alcune grandi iniziative ed, anche, ed alcune infrastrutture importanti in questo senso. Eh, abbiamo già avviato eh, dialoghi importanti con Ferrovie dello Stato per avere un'area di risulta sotto nella parte bassa, per eh, creare un ulteriore parcheggio nel centro eh, della parte bassa, cioè nella zona della stazione. Abbiamo questo progetto, ma ve ne sono ancora almeno altri due. Uno che potrebbe riguardare l'ampliamento del Tribunale con la realizzazione di un parcheggio, l'altro quello che potrebbe riguardare un intervento privato a ridosso sempre del centro, dove vi è la realizzazione addirittura di mille posti auto in ragione di realizzazioni che dovrebbero avvenire da parte di questo privato. Lei in campagna elettorale ha parlato anche di eh, diciamo, migliorare il collegamento tra sì. ed il basso. Assolutamente sì. Ci stiamo lavorando in questi giorni. Io non a caso ho mantenuto per me la delega alle infrastrutture importanti, cioè alle grandi opere. Eh, ci stiamo lavorando, è previsto già nel piano regionale dei trasporti, un collegamento viario tra Madonna delle Piane e eh, la parte alta della città, quindi diciamo la zona di San Giustino. Eh, questo collegamento è fondamentale per non solo o é. avvicinare le distanze tra la parte alta e la parte bassa della città, ma anche per dare un servizio fondamentale. Oggi noi abbiamo tanti cittadini della parte alta che devono recarsi eh, nella zona delle Maondale Piane, di Colle dell'Ara, per l'università piuttosto che per, per l'ospedale. Abbiamo eh, altrettanta necessità di far arrivare nella parte alta tanta gente che arriva a Chieti con il treno piuttosto che con gli autobus. Allora la realizzazione di una stazione eh, di superficie nel, nella zona di Maondale Piane, il collegamento con questa eh, nuova struttura che chiaramente non può essere su gomma, ma deve essere una struttura eh, su sede propria eh, e che, soprattutto, abbia un esercizio ecologico totalmente eh, ecosostenibile. Quindi, parlo di una. Uh, filovia di una, scusa, di una, uh, di una funicolare, funicolare piuttosto che di uh, un, uh, un, treno in sede, un trenino in sede propria, ma insomma queste sono le opere che noi dovremmo fare. certo queste le dobbiamo progettare, programmare e inserire nel nostro. Non, si, le nostre, pochi mesi, non certo. si fa in pochi mesi, anche perché parliamo di uh, centinaia di, di, di milioni di euro di investimento. però abbiamo già intanto la possibilità uh, della programmazione che ci viene dal piano regionale dei trasporti. Abbiamo uno studio fatto sulla città che ci dice quanto è eh, importante quel, quella infrastruttura per la nostra città, abbiamo la possibilità di interessare con quelle cose che le dicevo all'inizio, cioè con una città positiva, con una città che vuole di più e non con una città che si piange addosso, abbiamo la possibilità anche di intercettare l'interesse di imprenditori che vogliono investire perché credono in questo progetto. La filovia resta? La filovia è una vecchia mia battaglia, fui io a prendere eh, quei 13 miliardi all'epoca che oggi purtroppo, devo dirle con eh, estrema, estremo rammarico, vedo eh, muoversi con... Eh, una tristezza unica, quegli autobus mandati, quei filobus mandati in giro per forza per dimostrare che partivano prima della campagna elettorale mi danno tanto l'impressione di, 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 di una morte annunciata. Eh, la filovia se deve continuare deve continuare con nuovi mezzi, la Regione potrebbe finanziarli, mi aspetto di avere subito questi finanziamenti che peraltro mi risultano essere stati richiesti anche dalla passata amministrazione e mettendo dei nuovi filobus, quindi mezzi idoni e più adatti, la filovia può e deve rimanere anche perché sarebbe assurdo oggi eh, togliere dalla città un investimento che è costato tanti soldi. Parliamo un po' del villaggio mediterraneo, eh, la sua parte politica è stata fortemente critica a lungo su sì. tutto l'iter diciamo del villaggio mediterraneo. I giochi del Mediterraneo sono finiti, mi verrebbe da dire, passata la festa, gabbato lo santo, perché mi risulta, ad esempio, che ci siano difficoltà eh, nella vendita degli alloggi in quella zona, me lo conferma? Ah, io questo non glielo posso confermare, non mi risulta tutto sommato. Le dico invece che eh, il santo è stato gabbato nel momento in cui eh, quella sede eh, scelta per, eh, la casa, per il villaggio eh, degli atleti eh, poi di fatto non è servita a nulla la città. Noi non abbiamo avuto nessun vantaggio da quella scelta, Chiti non ha vissuto per nulla eh, l'evento sportivo, né in termini di turismo, né in termini eh, di attività, se si toglie le eh, partite fatte eh, al nostro, nel nostro Palatricalle, eh, Però in cambio abbiamo quella, quella invasione di cemento che indubbiamente è un problema. Adesso aspetta a noi dopo averla tanto criticata aspetta a noi gestirla e allora sarà mia cura e eh, già ho avviato in questo senso degli accertamenti da parte degli uffici sarà mia cura vedere se la convenzione è stata eh, rispettata. rispettata ma non perché debba vantare qualcosa nei confronti spero che l'abbiamo rispettata che vuol dire che stiamo andando bene avanti ma io eh, chiaramente punterò eh, affinché le parti di pubblico che si dovevano fare siano fatte spero che loro vendano tutti gli appartamenti così avranno eh, fatto come dire solo dell'investimento che hanno, hanno anticipato all'epoca, a me non interessa quanti appartamenti vendono, a me interessa sapere che le opere pubbliche che dovevano essere realizzate siano realizzate e siano realizzate a regolare. Ci sarà un nuovo PRG a Chieti? Assolutamente sì, c'è un nuovo PRG, ci sarà perché io ho conservato anche la delega all'urbanistica e ci sarà prestissimo. Ci sarà prestissimo, vuol dire temporalmente, anche entro un anno dalla mia elezione, non entro questo anno chiaramente, no. eh, ho eh, già avviato con l'ufficio urbanistica una serie di eh, iniziative che eh, serviranno per individuare le linee guida del, della nuova pianificazione territoriale. Eh, subito dopo però, già forse dalla prossima settimana, se ci riuscirò perché ho un'agenda... Eh, non so se è perché c'è il sindaco nuovo o perché l'altro non riceveva nessuno, ma ho un'agenda che eh, fa tremare i polsi soltanto a guardarla, ma sto calendarizzando anche una serie di incontri da subito con gli ordini eh, professionali e con i portatori eh, di interesse generale eh, perché ho intenzione di condividere il piano regolatore. Il piano regolatore deve essere una risorsa per la città, non deve essere un vincolo Generalizzato che danneggia tutti e favorisce alcuni. Concertazione quindi. Eh, assolutamente, condivisione. Concertazione è un termine eh, troppo sindacale. Eh, troppo <ride> sindacale. Eh, io preferisco la condivisione, cioè vorrei che chi con me parteciperà a quei tavoli si senta protagonista della realizzazione di quel progetto e allora gli ordini professionali, eh, le importanti istituzioni culturali, dal FAI eh, all'Archeoclub, lui e tutti coloro che possono contribuire a che ci sia un buon piano regolatore. Credo che debbano far parte di quel tavolo. Altra querella annosa della città di Chieti riguarda sicuramente il teatro marruccino. Che futuro? Il futuro deve essere quello di un teatro che torna ad essere il teatro lirico d'Abruzzo e il teatro di tradizioni, cioè il teatro simbolo della nostra produzione eh... artistica, lirica, orchestrale. Devo dire che il teatro oggi è un problema come troppe cose che ho ereditato. Noi dobbiamo farlo tornare ad essere invece un'eccellenza, cioè il teatro che porta gente a Chieti, il teatro che viene speso anche da chi di Chieti non è eh, come simbolo della cultura eh, eh, della nostra regione. Eh, L'obiettivo è quello di farlo tornare presto ad essere la nostra grande istituzione eh, culturale, l'istituzione culturale dell'intero Abruzzo. Eh, per far questo chiaramente dovremo dare una nuova soggettività giuridica. Oggi il teatro vive. Eh, con un'associazione eh, di promozione culturale eh, creata eh, l'indomani dello scioglimento della dell'istituzione eh, teatrale da parte del centro sinistra, eh, io oggi chiedo che questa istituzione, mi, innanzitutto, mi faccia una un rendicontazione di quel che hanno fatto: di un milione e euro che hanno avuto. Dall'amministrazione, ma poi credo che in, insieme a, a chi con me sta collaborando, il senatore Di Stefano che eh, collabora e ha, da parte mia la delega eh, sul teatro, credo che presto faremo. In modo che si abbia una nuova soggettività giuridica, che sia in grado di intercettare i finanziamenti della legge 40, di intercettare i finanziamenti del Ministero e credo che già da quest'estate, iniziando con la settimana mozartiana che ci sarà dal 18 di, di luglio, eh, noi potremo rilanciare l'attività del teatro Maruccino eh, affinché non si parli più del teatro Maruccino come di un problema, i problemi ci li vediamo noi, ma si, si, ah, si torni a parlare del teatro Maruccino come il grande produttore di cultura della nostra regione. Il terremoto di un anno fa il che tutti quanti purtroppo ci ricordiamo, ha comportato dei problemi anche eh, per la sua città. Eh, certo. eh, a proposito, Palazzo d'Achille quando è che sarà di nuovo nella vostra disponibilità? Piena? Guardi, Palazzo d'Achille eh, è stata vittima del terremoto e dell'ingordigia di qualcuno. Adesso deve tornare ad essere la sede del, del comune di Chieti. E allora eh, ho concluso con. L'assicurazione del comune, le trattative per il risarcimento del danno che abbiamo subito. Io ho chiuso questa trattativa con una somma che è un po' più alta, diciamo così, parliamo di circa un milione di euro in più rispetto a quella che era stata offerta. Nelle trattative con l'altra amministrazione e eh, spero presto di avere un progetto che mi consenta di iniziare a lavorare sul palazzo eh, municipale per la sua ristrutturazione. Anche perché non abbiamo un contratto di fatto con la Banca d'Italia, quindi dovremo andare via, dovremo lasciare la sede, ma soprattutto non posso continuare a consentire che i dipendenti comunali vivano la propria attività lavorativa in tal disagio e che i cittadini chiedi non sappiano dove recarsi quando devono rivolgersi all'amministrazione comunale. C'è stata, ci sarà una riorganizzazione del personale in comune? C'è stata eh, prima delle elezioni sbagliata. Eh, ci sarà subito dopo, cioè adesso, perché eh, ho già dato indicazioni il mio vice sindaco, che era delega al personale già sta lavorando in questo senso, ma hanno dato indicazioni. Domattina incontrerò le rappresentanze sindacali unitarie del, del mio comune insieme al vice sindaco e a loro illustrerò quelli che sono gli indirizzi che io eh, ho dato eh, e che quindi consegnerò loro domani <ride> per eh, rifare una nuova pianta organica, per ridurre eh, gli, i, i settori eh, dirigenziali da 10 ad 8. E per fare in modo che i servizi siano coerenti con quello che la di cui la città ha veramente bisogno. In questi giorni gli operatori del Tribunale si sono lamentati insomma, che non possono lavorare al meglio perché il Tribunale è un'altra struttura, purtroppo. Uh... Io faccio l'avvocato di professione, oggi ho fatto Quindi... anche un po' l'avvocato perché sono andato in Tribunale questa mattina. Eh, conosco bene la situazione, so bene quali sono i disagi. Ho parlato con il Presidente del Tribunale qualche giorno fa assicurandogli la mia totale eh, disponibilità perché il problema si risolva e si risolva più presto dobbiamo sopportare in, inevitabilmente, fatalmente una serie di disagi in questo momento però l'obiettivo è quello di creare un nuovo polo eh, della giustizia lì dove oggi c'è ristrutturare e riattare il, la sede storica del Tribunale, acquisire quella struttura che oggi è utilizzata per compensare le aree indisponibili del, del Palazzo di Giustizia, cioè quello che viene chiamato il vecchio ospedale, ma soprattutto collegare queste due strutture in modo da avere una grande superficie, circa 14.000 metri quadrati. Io ho già presentato il progetto al Consiglio Giudiziario che ha voluto audirmi qualche settimana fa appena eletto non avevo ancora la giunta, però io già avevo predisposto una, una me fatto predisporre, non l'avevo fatto certo io, un progetto di possibile realizzazione di questo complesso eh, giudiziario, di uffici giudiziari e credo che presto potremo fare un bando, certamente d'accordo con la provincia che è proprietaria esatto. degli immobili e eh, con il, il Presidente del Tribunale unitamente al procuratore dovranno loro indicarmi eh, la strada eh, migliore per, perché gli uffici eh, giudiziari siano eh, pienamente funzionali, ma eh, penso di poter presto presentare un eh, progetto di finanza per eh, la realizzazione del nuovo Palazzo di Giustizia. Lei in campagna elettorale ha parlato eh, dell'istituzione dell'usu. L'ufficio di sicurezza urbana. Esatto. Guardi, io ho fatto già due provvedimenti eh, che vanno in questo senso. Innanzitutto ho riattivato una forte collaborazione con la Prefettura, dove la straordinaria attenzione del Prefetto ci consente di essere coinvolti costantemente eh, sul tavolo eh, provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ma eh, ho dato iniziato a dare risposte sollecitate tantissime volte dalla Prefettura, ma sempre disattese dalla precedente amministrazione, ad alcune problematiche che riguardavano la città, come quella per esempio del. del, del, del diciamo dei nomadi che si fermano eh, nelle, con le proprie roulotte piuttosto che con i propri camper e creano dei propri e veri accampamenti. Io ho fatto un'ordinanza eh, passata già eh, sul tavolo provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, approvata da quel tavolo, ho fatto un'ordinanza, la prima in, in Abruzzo mi risulta, non, non so quante ne siano state fatte in Italia, eh, che istituisce il divieto di eh, sosta per... Eh, i, le roulotte <coughs> e eh, i camper eh, dei nomadi sul territorio, sul territorio del Comune di Chieti. Cioè noi non impediamo il turismo, impediamo che eh, vengano, impediremo che vengano eh, a crearsi, come è successo, delle piccole cittadelle dove poi mancano eh, i minimi requisiti igienico-sanitari, eh, manca la sicurezza per chi eh, si trova all'interno di questi campi. Insomma i campi nomadi in città di Chieti non esistono già più, eh, quelli che esistevano sono stati già smantellati e la mia ordinanza prevede che non se ne possono creare eh, di nuovi. Oltre questo chiaramente c'è il problema grosso della sorveglianza della città, cioè della sicurezza dei cittadini. In questo senso stiamo già rivedendo l'organizzazione del servizio di polizia municipale. Eh, in tutte le città mi risulta i vigili vanno sempre insieme. Non è detto che debbano andare insieme, uh, ne abbiamo pochi lavorano tantissimo, eh, devo dire sono anche molto bravi nei miei confronti, però non a farmi le multe perché me ne fanno. Eh, però voglio dire per il resto sono anche molto rispettosi dell'istituzione eh, del sindaco. Punte, sì. Accidenti, ho pagato 3.000 euro di multe alla Sogget no. qualche tempo <ride> fa. Ma, per contribuire eh, alle casse di San Sì, Guarda Ho del contribuito <ride> alle casse del comune per i parcheggi a pagamento più che altro. Ah. Ma Devo dire che eh, con loro stiamo lavorando perché ci sia una nuova organizzazione della Polizia Municipale che possa consentire un controllo di tutto il territorio. Insieme a questo c'è un grande progetto di videosorveglianza che chiaramente riguarderà eh, gli obiettivi sensibili o quelli dove più vi è frequenza di, di cittadini e questo ci aiuterà chiaramente ad avere eh, sotto controllo eh, per la sicurezza dei cittadini la maggior parte del territorio comunale. Il tempo sta volando, stiamo andando verso la fine della trasmissione, avrei ancora molte domande da farle, Posso magari tornare. ci sarà altra occasione esatto e già la invito quindi eh, ufficialmente eh, per la prossima volta. Mi veniva da chiedere, ehm, il giorno è fatto di 24 ore, lei come riesce a combinare il ruolo di sindaco, il suo lavoro di avvocato e la famiglia? La cosa peggiore è la terza. Eh, immagino, perché finisce sempre così. La cosa peggiore è la terza. Eh, però io ho una straordinaria moglie. Ho una straordinaria famiglia, nel senso anche di suoceri e mia famiglia personale che mi aiutano a compensare i vuoti che io lascio a casa. Però ho un'abitudine eh, molto eh, rigida. Io torno a casa a pranzo, quindi io la mia famiglia la vedo almeno per certezza con eh, quelle due ore, un'ora che riesco a stare a casa, sempre di meno, ahimè. Me. Ma eh, riesco a vederla perché ritengo che sia giusto così. Eh, se si dovesse perdere il contatto con la famiglia sarei un mediocre sindaco, a prescindere dalle mie capacità eh, politiche o amministrative. È la benzina che l'alimenta. insomma. Eh, bah, se io non mi svegliassi guardando mia moglie o mia figlia, che si sveglia alle 7, tra l'altro mi alzo due volte a notte per, per il latte, quindi io <ride> faccio anche questo. Eh, non me la sento di caricare anche di questa cosa mia moglie, quindi alla fine ho una bimbetta di nove mesi. E, Faccio io da almeno quella parte lì che riguarda il latte la notte, però ecco la cosa più importante è certamente la famiglia alla quale cerco di far mancare il meno possibile la mia presenza. Io accompagno tutte le mattine gli altri due figli a scuola. E poi alle otto e mezza arrivo in comune. Allo studio mi sono organizzato con dei collaboratori, ho cinque collaboratori in studio che mi aiutano e poi sto cercando di cavare sempre di più ore da dedicare allo studio per non perdere il lavoro. Se io non fossi stato un avvocato non avrei potuto sopportare in modo leggero quella rinuncia di cinque anni fa. Avrei forse avuto qualcuno che poteva tirarmi la giacca eh, questa volta se avessi eh, dovuto dipendere eh, dallo stipendio da sindaco. Con lo stipendio da sindaco io ci pago a malapena le mie spese personali. Eh, ho necessità e ho eh, la grande voglia, il grande, come dire, anche il grande orgoglio di essere un libro professionista. Eh, vivo di mio eh, e non di politica, Al è di una cosa politica. importante. Eh, L'ultima cosa che lei mi chiedeva è eh, quella relativa... Alla, alla concilia, a come conciliare gli appuntamenti da sindaco io dal 6 di aprile al, ad oggi, il 18 di maggio la mia segreteria ha fissato 926 appuntamenti con il sindaco, tra manifestazioni convegni, cittadini riunioni istituzionali eh, incontri politici eh, ho partecipato a 750 di questi 926 appuntamenti negli altri ho delegato qualcuno o oh, ahimè mh, non, ho, non, ho, 24 non sono, ci sono le ore stati. di un giorno per cui. Eh, quindi credo, spero che non sia così per tutti i 5 anni altrimenti <ride> muoio però ecco, quello che Beh, ho detto è così, quello che ho detto in campagna elettorale eh, voglio però che continui ad essere il motivo forte e, e che contra deve contraddistinguere la mia amministrazione. Noi stiamo tra la gente, la gente ci ha votato perché ha ritenuto che noi potessimo soddisfare anche quel bisogno di contatto con il politico e con la politica che era mancata negli anni precedenti. Allora non possiamo tradire quella missione che la gente ci ha affidato che è governare sì, ma governare tra la gente. Anche perché, come dico sempre, ehm, il ruolo di sindaco è fondamentale perché è l'anello vero di congiunzione tra la gente e la politica. Guardi, le dico solo questo. Io. L'usindec ehm, come si dice. <ride> Lusindec si ci ha chiesto. Ma vorrei, eh, il sindaco è una cosa che io ho voluto fare fortemente. Eh, col mio partito, con il mio consenso personale, avrei potuto scegliere anche di fare qualcos'altro, eh, più redditizio sotto il profilo economico, meno impegnativo sotto il profilo del, del, del coinvolgimento nell'attività. Nell eh, ma fare il sindaco è una cosa straordinaria, perché l'unico modo per fare politica vera è stare tra la gente. Eh, mi sono reso conto di quanto sia vero che il sindaco il, alla fine è quello dove si va a bussare sempre io cerco di conservare i contatti anche con, adesso ovviamente è un mese che, non, che ho abbandonato eh, e devo riprendere appena possibile eh, i contatti anche con, eh, con i miei amici di Facebook ho un migliaio, di, qualche migliaio di amici su Facebook che collaborano, c'è quella strada rotta non funziona questa cosa, dovrebbe fare questa manifestazione, beh guardi ci sono dei ragazzini che si rivolgono a me per i problemi di scuola Ah. E questo la dice lunga su quanto oggi il sindaco viene visto come il primo il punto, punto di riferimento all'interno di una città. Da Ton si dice il primo eh, cittadino, non eh, è caso. e credo che io debba onorare quella definizione del sindaco rispondendo per quanto possibile a tutti. Un'ultima domanda: che cosa pensa di Francesco Ricci? Penso che non sia stato in grado di gestire il carico di lavoro e soprattutto la necessaria indipendenza che deve appartenere a chi fa il sindaco il sindaco proprio perché è visto come eh, il punto di riferimento deve avere quella autonomia che gli consenta almeno di caratterizzare la, eh, la sua amministrazione eh, se lui avesse potuto caratterizzare a pieno la sua amministrazione probabilmente avrebbe avuto un risultato eh, spero meno deludente ma comunque un risultato diverso da quello che ha ottenuto non aver caratterizzato non essere stato riconosciuto come il sindaco eh, credo abbia fatto pagare a lui eh, un prezzo più alto di quello che in realtà non, non posso dire che quell'amministrazione non aveva fatto niente, certo molti problemi me li ha lasciati, ma sarei eh, ingiusto nel definire quell'amministrazione un'amministrazione che non aveva fatto niente, hanno fatto alcune cose e per le cose che hanno fatto avrebbero dovuto avere un risultato diverso, ma il sindaco deve essere identificato e soprattutto deve essere riconosciuto dalla città come la persona alla quale affidare la città, lui forse questa cosa non è riuscito a farla. Io la ringrazio per aver accettato grazie il nostro invito, le auguro buon lavoro perché appunto appena finisce questa registrazione avrà altri appuntamenti a cui dovrà partecipare e in bocca al lupo. Crepi, grazie. E grazie soprattutto a voi che ci avete seguito sì qui. Arrivederci.